quando guardo fuori e vedo la profusione di boccioli e fiori, penso, quanti mesi è durata la preparazione di questo fugace, violento fiorire? Mi colpisce ogni volta la brevità di questa fioritura, la crescita lenta, verso quest'attimo trionfale, il subitaneo desiderio di questa giovane bellezza. Il processo di cambiamento per poter maturare e dar frutto richiede molto più tempo e fatica. Ma gli alberi ringiovaniscono ogni anno. Ogni primavera conoscono la gioia della fioritura e così per noi, ogni rinascita, ogni fioritura è un passo avanti verso l'ultimo episodio. Una volta è tutto e mai più. Riuscire a stare al passo con questo continuo cambiamento, essere trasportati dalla corrente e spinti controcorrente, arrendersi al ritmo, essere sollevati e trasportati da una sensazione immensa, varcare i confini, vibrare di spazi infiniti. Sapere che la scintilla dell'immortalità è alimentata dal rapimento terrestre e celeste, e sapere che questi istanti sono rari e preziosi. Ma in questi tempi aridi, quale disperato desiderio di ascesa, della gioia un tempo conosciuta. I tempi aridi non sono sterili. Nei periodi minori ci si forma, si diventa più profondi, ma la scintilla arde senza mai spegnersi. E un giorno la fiamma divampera alta. Saremo di nuovo sollevati e trasportati oltre questi limiti. Toccheremo le vette dell'immensità e sbocceremo, in questo senso di infinito, come fiori infuocati, come soli infuocati.